Oggi parliamo dei romeni. Zingari! Iori! E anche dei rom. Ma che differenza c'è? Lo abbiamo chiesto in giro per Milano. Sentiamo cosa ci ha raccontato la gente. Chi sono i rom? Persone che cercano un luogo dove poter stare, dove vivere, perché non si trovano a loro agio nel proprio paese. I rom, gli zingari. Sono un'etnia di provenienza rumena. Pensavo fosse una nazione. Persone che per cultura vagabondano. Dei immigrati clandestini. Gli zingari. I rom sono quelli che non hanno fissa dimora, naturalmente. Quindi è un popolo che anticamente si è spostato per problemi semplicemente climatici, quindi di sostentamento e di sopravvivenza, ed è nata la cultura dei rom. Chi sono i rom? I rom sono persone come noi alla fine, non è che purtroppo non c'è lavoro e tendono a rubare tutte queste cose. Sono gente nomade, gli zingari sarebbero i rom, giusto? Che non hanno voglia di lavorare alla fine, non è che non hanno voglia di lavorare, fanno quello che fanno perché devono tirare avanti anche loro. E da dove vengono? Dalla Romania. Forse dalla Romania. Però cioè, ci sono vari tipi di zingari, li chiamiamo, però forse è più giusto chiamarli nomadi. Da dove i rumeni? Sono? Noi rumeni da Roma. Vivono in Italia. Da Roma, vengono da Roma. Da noi? No. Ci sono diversi, sono indoeuropei, una parte proviene dai paesi dell'est, una parte appunto dall'India, poi ci sono varie comunità divise tra la Spagna, addirittura c'è una comunità rom autoctona della Svizzera, quella se non ricordo il nome, insomma da diversi paesi, comunque sono indoeuropei. Quindi di origine sono rumeni? Che differenza c'è? Praticamente penso che provengano dalla Romania e dai paesi dei Balcani. Rumeni, slavi, di vari popoli comunque del nord Europa. E rispetto ai rumeni, cioè, che differenza c'è tra i rom e i rumeni? Sono lo stesso popolo alla fine, sono le stesse persone. Dei rom, dei rumeni. Non ti so dire se sono uguali, no, non ti so dire. Ma da dove vengono? Di origini? Non lo so, questo non lo so. Vabbè, dipende, ci sono i rumeni che vivono nelle loro case, ma sono stili di vita diversi tra rumeni e rom. Sono dalla stessa nazione, però questi sono un po' più nomadi dei rumeni, penso. Rumeni e rom. Sì, differente. La differenza è che i rumeni sono della Romania, sì. E Roma è Roma, capitale del mondo. Si distinguono dai rumeni perché i rumeni sono persone sedentarie, penso, e loro invece scelgono uno stile di vita nomade, vivono negli accampamenti, non so, alla periferia delle città. No, non credo sia la stessa cosa, non sono un'etnia nomade come origine. E lei cosa ne pensa dei rom? I rom, essendo dei zingari, dovrebbero non sostare in un posto fisso, ma bensì trasferirsi man mano. I buoni ci sono e ci sono i cattivi. Abbiamo conosciuto una famiglia bravissima, andavamo a ballare in una discoteca, c'erano pure loro. Famiglia normale, sembrava come noi. Bravissimi, avevano una casa come la nostra e cercavano di migliorare, di diventare come noi. Invece tanti lì per noi erano simpaticissimi, bravissimi. Insomma, una minoranza etnica e culturale. Ma oddio, come in tutte le situazioni c'è chi si comporta bene e c'è chi magari non si comporta come dovrebbe. Come tutti noi hanno diritto al rispetto comunque e non è giusto di quelle persone che comunque quando c'è qualcosa indichino sempre quelle persone. Ci sono tante altre persone italiane non che appunto fanno del male. In una società civile tipo la nostra è il caso che se non individualmente, così assieme unendo le forze, si possa fare qualcosa per aiutarli, tutto qua. Naturalmente questo servizio non era un sondaggio scientifico e il nostro intento non è certamente quello di fare statistiche. Abbiamo semplicemente parlato con la gente. C'erano persone più informate, ma c'era anche chi ne sapeva davvero poco sull'argomento. L'unica certezza è che c'è davvero molta confusione. Confusione che spesso deriva dall'assonanza rom-romeno. Quindi, per fare una sintesi molto brevemente, rom in Europa, lom in Armenia e dom in Medio Oriente. Sono i nomi con cui i popoli zingari si autodefiniscono. Si tratta di gruppi etnici o
originari prevalentemente dal nord dell'India, che nei secoli si sono via via spostati. L'origine del termine non è certa. La parola zingaro pare che identifichi quella parte della popolazione che migrava e proviene dal termine Azigan, nome di un'antica setta eretica dell'Asia Minore che appoggiava l'isolamento di gruppo. I sedentari venivano invece chiamati gaggio. Il termine inglese gypsies deriva invece da una leggenda sulla loro presunta origine egiziana, the Egyptians. La lingua di questi popoli è la romani o la romanes, derivante dal sanscrito. Appartiene alla famiglia indoeuropea ed è quindi molto simile agli indi. Oggi le comunità rom più numerose vivono in Europa centrale, nei Balcani e in Europa orientale, ma la loro diaspora li ha portati anche negli altri continenti. Dei romeni invece ne parliamo nelle puntate successive. Alla prossima!